Ok, qua su. Ci siamo, raga. Aspetta, aspetta che arrivo fino là. Vediamo se... No, stai... Vieni su. Ok, raga, ci siamo. Ci siamo. Allora, raga, adesso veloci a prepararsi. Perché se questo è qua dentro non va bene per niente. Ok. Non va bene per un cazzo. Facciamo più fretta possibile. Sì. Raga, aspettavamo il buio. Il buio è arrivato. È arrivato. Anche stasera è arrivato. Ci troviamo in un posto molto particolare, raga, stasera. Sì. Infatti abbiamo alle nostre spalle uno dei cimiteri abbandonati più famosi d'Italia, il cimitero di Darola. Qui c'è una bella leggenda. Intanto la telecamera già non mette a fuoco. Mette delle vibrazioni un po' sì, particolari. Inquietanti più che altro. Beh, qua c'è una storia, raga, che ormai la sapete tutti. Il fatto delle donne che evocarono il demonio qua dentro. Il demonio che andò nell'abbazia che è proprio lì, ve la sto facendo vedere in questo momento. Da lì si impossessò di alcuni monaci e poi al suo seguito venne rinchiuso nell'abbazia di Santa Maria delle Vigne, di cui dove andremo ovviamente tra poco. Okay. E fu sigillato con lo spartito del diavolo. Quindi, raga, la nostra indagine comincia da qui. Siamo carichi a pallettoni. Sì. Come dice sempre il nostro cameraman Stefano. Vero. Io accendo lo Spectra e cominciamo a ballare. Andiamo. Mamma mia, raga. Permesso. Permesso. Io non volevo sbagliarmi, ma entrando ho sentito... Cioè, okay, come se abbiamo oltrepassato. La cosa strana, la cosa strana è che qua davanti c'è un palo della corrente e sta facendo un rumore assurdo, probabilmente la corrente che sta passando, ma ce ne sono anche altri. E guarda caso, proprio quello che è posizionato davanti al sì, cimitero sta dando queste... Sì, e poi prima c'era anche una luce che faceva strane intermittenze. Sfarfallava. Sì. Permesso. Allora, io comincio col dire che non siamo qua per darvi fastidio. Siamo semplicemente qui per capire se c'è qualche anima, qualche spirito che ancora sta girovagando in questo cimitero. Noi abbiamo delle strumentazioni che possono metterci in comunicazione con voi. Come questo strumento, con le lucine. Magari c'è ancora qualche anima qui, che magari riposava qui. Ma ovviamente ci può stare che è stata disturbata. Sì. Da quello che... Guarda! Dio mio. Ok! Quindi ci può stare tutto, eh? Ci hai preso di brutto, guarda ancora! Vabbè. Ci hai proprio preso. Era una sensazione che avevo. Sì, sì, sì. Ok, okay. Io posso dire una cosa? Sì.
Raga, sta facendo un freddo che voi non avete neanche un'idea. Infatti io sono così. Per me questo è un freddo terribile. Credo che faremo qualche pausa per mettere le mani in tasca, perché io sono già... Sono già arrivato. Dovrò munirmi di cappelli, cappellini, guanti, cose... Anzi... Sì, ma non cose trash però, Oh, ma che spavento però, Pensavo avessi visto qualcuno dietro di me. Ma no, cose trash no. Però dovrò chiedere consiglio a chi vive al nord. Nel mentre che attraversiamo questi rovi. La macchina. Ok, so che senti. Attenzione qua, la testa. Sì. Ma domanda. Dimmi. Ma qui, in questo giardino qui, sì. Cioè, c'erano qui le lapidi? Allora, le lapidi dovevano, secondo me, stare tutte qua attorno nel giardino. E... Hai sentito? Sì. Nel mentre c'è, non so cos'è, un aereo che sta passando. Sì, sì, sì. Stavano tutte qua. Ovviamente tu entravi, non era così sporco. Non c'erano tutti questi rovi. E io mi ricordo delle foto storiche. Adesso non so se riusciremo a fargliele vedere. Okay. Dove c'erano tutte le lapidi messe contro il muro. Magari noi continuiamo l'indagine. Però magari se è vero che c'è questa anima che è stata disturbata, ok? Sì. Magari era proprio da qui la sua lapide. Shh. Mi sembra di sentire tipo una voce. Qua non è stata disturbata nessuna anima. Qua è stato evocato il demonio. E poi c'è da dire una cosa. C'è da dire anche che sono venuti qua poi a continuare a fare dei rituali, a fare dei riti, delle messe nere. Certo. Tant'è che sono stati rinvenute anche delle ossa, delle carcasse di animali dentro questo cimitero. Venite qui. Cos'è stato? Infatti. Shh, shh, shh. Sì, 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 sì. L'hai sì. Sentito? Sì, sì, brutto proprio, Fai luce là. Fai luce là. Dove? Amo, l'ho sentito di là. Venite qui. Cos'è stato? Infatti. Venite qui. Cos'è stato? Infatti. Aspetta che io non vedo. Questi rovi ci si infilia ovunque. Ecco qua dei memoriali. E questo era l'ingresso principale. Una volta si passava da qua. C'è qualcuno? Qua dentro? Vi ricordate di me? Sono già stato qui. Peschiare, raga. Io so che qua dentro, vedi, qua dentro una volta avevo trovato delle ossa qua avvolte in questo tappeto che ho visto qui. Okay. Era lì con tutte le ossa dentro e c'era qualcosa anche lì. Guarda lo spettra intanto. Ok, conferma, vedi, conferma. Sì, guarda. Mamma mia. Ok. Sì, si sente che c'è proprio l'aria pesante. Sì, come quando entri qua dentro è come se entri in un mondo a parte. Sì, la sensazione è proprio quella. Anche perché non so se... cioè, chi c'era qui a riposare, no? Ok. Poi perché li hanno portati via? Ma se non erro li hanno portati via perché... Li hanno spostati tutti in un cimitero più grande. Ok,
Poi ce ne sono comunque molti anche in giro per la Lombardia che sono così, sì, e poi li smantellano, ecco, li smantellano, anche perché comunque è veramente tanto vecchio questo cimitero, si vede che magari li hanno presi, li hanno messi negli ossari e li hanno spostati. Sì. Ho sentito voci io. A me è sembrato di vedere una persona qua davanti, raga. Quanta fuori, io sento parlare. Allora. Anch'io sento parlare prima fuori. Vieni, vieni, entra. Entra. Non aver paura. Noi non siamo venuti per farti del male, non siamo neanche venuti per fare dei rituali, non siamo venuti per evocarti. Ti può parlare... Bisbigliare. Ti può parlare... Bisbigliare. Ti può parlare... Bisbigliare. Vedete, qua vedete, ci sono dei cerini. Sicuramente qua è stato fatto un rituale. Sì. Vedete anche qua della cera. Sì, questa sì. È particolare, quindi... Sì, sì, sì. Magari qualcuno che... Si... Anche perché io penso che questi posti sono proprio fondamentali per chi... ha necessità di fare un qualcosa in particolare, cioè li scelgono secondo me per l'attività e la carica, l'energia che hanno forse. Beh, tu conta che comunque sì, certo, quello può essere una delle spiegazioni, però sicuramente guarda, stavo dicendo una cosa, loro quando vengono qui loro trovano l'altare già fatto. Guarda! Trovano l'altare già fatto, perché loro hanno bisogno dell'altare per innalzare la loro voce verso l'entità che stanno evocando. In questo caso verso il demonio. Anche nelle cose esoteriche, cioè loro hanno comunque l'altarino. Sì. Dove gli, guarda, Madonna. Dove gli mettono tutte le loro, diciamo, le loro procedure di invocazione. Sì, tutto ciò che gli serve per fare un rituale. Esatto. Sì. Esatto. Dobbiamo evocarti? Sei uno spirito buono? Sei uno spirito maligno. Si sente una... tipo una campanellina. Una campanellina? Sì, un rumore di uno strumento. Allora, mi viene in mente due cose. Siamo in una chiesa, una chiesetta, non so se dicevano messa qua, però... Le campanelle ci sono nelle chiese. Quando si suona per alzarsi, bravo, in piedi. Bravo. Una campanellina era. Oppure uno strumento che serve. E qua mi vengono i brividi, perché io ti ho detto dobbiamo evocarti lo spettro leggermente brillato e tu hai sentito il suono. Con che cosa è stato imprigionato il demonio nella chiesa dall'altra parte? Suonando lo spartito del diavolo. I brividi. È così? Dobbiamo andare di là a suonare lo spartito del diavolo? Così si indebolisce il sigillo. E poi vedi, queste sono tutte teorie che comunque noi facciamo, no? Però io vorrei capire effettivamente con chi stiamo parlando.
se stiamo parlando... Ok, vedi, cioè... Ho sentito un verso, ragazzi. Cosa? Di là. Di là. Aspetta di là. Che faccio un check. Faccio un check. Tipo un fischio, tipo... Così, no? C'è qualcuno? E se qui puoi fare un rumore? Sei fuori? Fatti riprendere. Noi non abbiamo paura di te. Se stiamo parlando... Ok, vedi, cioè... Ho sentito un verso, ragazzi. Se stiamo parlando... Ok, vedi, cioè... Ho sentito un verso, ragazzi. Non lo so, a me il fatto che abbiamo sentito dei rumori qua fuori mi fa proprio pensare che ci sia qualcuno comunque che sta girando qua. C'era il cimitero, allora dalle prime risposte che abbiamo avuto dallo spettro, mi viene da pensare che sia qualcuno, a meno che non ci stia prendendo in giro, ma... Non lo so, io ti dico la verità, guarda, non lo so, proverei... È stato un fischio? Sì. Da fuori, eh? Fuori, perché anch'io sto buttando fuori. Hai sentito se? Sì, era arrivato da proprio dalla zona di giardino. Passato un orbs fuori, ok. Entra, entra. Ancora? Sì. Vieni, vieni qui, vieni qui. Senti ancora. Non si sente parlare. Raga, è passato qualcosa nella boscaglia! È passato qualcosa nella boscaglia! Ho sentito i passi, ho sentito i passi! Nella boscaglia! Ho visto qualcosa che si è mosso! Raga! Era là! Ti giuro, ho sentito! Era là! Ho sentito i passi così! Correre! Raga, era là! Era là! Cosa c'è? Cosa c'è? Gli altri loculi, raga. Andiamo a vederli. Raga, io sto avendo veramente delle vibrazioni. Siete qui? Qua dietro. È interferenza, fischia il coso. Che cosa? Lo zoom qui. Fischiato. Guarda! Mamma mia! Si sta creando un campo magnetico. Sì. Raga. Le lapidi. Cazzo, è vero! Guarda! Guarda come si accende! Ok! Ma questa? Sconosciuto?